patrimonio permanente dei luoghi e delle comunità che li ospitano. Adesso parliamo con un altro ospite, parlo di Guglielmo Cevolin, presidente di Limes Historia Club di Pordenone, Udine, Venezia. E vorrei parlare con lei delle. Intanto, buonasera, buonasera Cevolin. E Buonasera. bentornato Cevolin. Con lei sempre la pagina settimanale in cui ci occupiamo di politica estera, di politica internazionale. Come non parlare delle elezioni in Turchia, che dopo 20 anni, questa volta alla vigilia delle elezioni, sembrava che Erdogan potesse cedere il passo, ma non è stato così perché? Beh, intanto ha pesato sullo sfidante Kiric da Roglu, è un po' difficile da pronunciare, e ha pesato nei confronti dello sfidante l'apertura alla minoranza curda, perché guardate che in Turchia, a partire diciamo dai primi del Novecento, le minoranze sono, cioè lì c'è stato il primo genocidio dell'Occidente, con 1 milione di morti nei confronti di una minoranza. E i curdi sono visti molto male, perché nella regione, diciamo, se si potessero unire i curdi in Siria, i curdi in Turchia e i curdi in Iraq, sarebbero uno stato molto importante, tenendo presente che poi anche i curdi sono, tra virgolette, persone serie, nel senso che hanno combattuto l'ISIS, l'hanno fatto traditi dall'Occidente e così via e così via. E perché? Perché il problema è questo, che si dava lo sfidante a un'alta percentuale, in realtà ha prevalso il partito AKP di Erdogan, che è arrivato in coalizione con altre due diciamo componenti, è arrivato al 49,5-6 insomma per cento, quindi non ha raggiunto La maggioranza la assoluta. maggioranza assoluta per fare poi per superare il ballottaggio, quindi si andrà quasi sicuramente al ballottaggio, a meno che i residui dei voti all'estero, cosa che però è difficile perché i voti all'estero non sono tanti a favore di Erdogan, non riescano a colmare questo piccolo gap che manca. Quindi ci sarà il 28 maggio il ballottaggio con lo sfidante. E lo sfidante ha ottenuto il 45%, praticamente 44 e qualcosa, e poi c'è stato un partito nazionalista che in contestazione di Erdogan, ma comunque un nazionalista di estrema destra e quindi ostile alle minoranze, ha preso il 5%. E quel 5% servirebbe prima di tutto in Parlamento per lo sfidante Kılıç Daroğlu, per riuscire a tentare di governare è molto difficile, e poi anche per vincere il ballottaggio del 28 maggio. In teoria, i muscoli mostrati nell'ultimo discorso dal balcone di sabato di Erdogan, dove ha detto: "Io parlo qui dal palazzo della KP", e lui, lo sfidante, parla dalla sua cucina, come dire, ha avuto un impatto notevole. Come dire, io sono già 2 mandati che governo la Turchia, lui è un oppositore, così che. Poi questa sfida, in realtà, con i risultati delle parlamentari, anche delle elezioni parlamentari, schiaccia purtroppo, diciamo, perché era una speranza per una maggiore democrazia in Turchia, schiaccia, diciamo, l'elettorato a favore di Erdogan, perché sarebbe una governabilità maggiore. Certo, Erdogan ha il problema dell'alta inflazione, dei risultati piuttosto brutti per quanto riguarda la ricostruzione del terremoto e così via e così via. Proprio su questo, infatti, sembrava che potesse essere un aspetto critico, fondamentale per la sconfitta possibile di Erdogan, proprio il fatto che sia stata gestita molto, molto male il post-terremoto in Turchia. E tra l'altro, il principale sfidante, che evito di pronunciare perché non riuscirei a pronunciarlo, era sostenuto da ben 6 partiti d'opposizione. Era la prima volta che succedeva. Sì, infatti anche questa coalizione, che tra l'altro, se c'è l'appoggio che è disponibile, il partito nazionalista è disponibile, questo partito che ha raggiunto il 5% ad appoggiare lo sfidante,
ma ovviamente mette come pregiudiziale no curdi, no miglioramento dei curdi, e allora anche all'interno di quella coalizione che sostiene lo sfidante ci sarebbero i problemi. Però comunque diciamo la riflessione da fare generalmente in due battute, velocissimo. Primo, anche Giulio Tremonti ha detto però è una democrazia. Sì, però si può dire è una democrazia che mette in prigione gli avvocati addirittura che sostengono l'opposizione, che, quindi, e che prigioni tra l'altro, quindi su questo che sia una democrazia. E poi c'è l'ambiguità strategica di Erdogan, e poi c'è il fatto che è un paese NATO, e poi c'è però il fatto che Erdogan è stato salvato dai russi nel golpe, nel tentativo di golpe militare che c'è stato. Potremmo dire che è una democrazia contraddicendo il vero aspetto democratico, che è la Costituzione kemalista. Cioè, una volta con la Costituzione kemalista in pieno vigore, che è ancora tuttora in vigore, ma in pieno vigore nel senso di mortati, se c'era qualcuno che faceva come Erdogan il sultano, i militari intervenivano e mettevano a posto la situazione per ristabilire la laicità dello Stato e la democrazia, diciamo, i militari. Questo non accade più e quindi è contendibile, sì, la democrazia turca, ma con qualche problema di tenuta, perché la beffa potrebbe essere incredibile. Penso di no, penso che non sarà così, ma che vincesse addirittura lo sfidante al ballottaggio, cosa improbabile, e poi però non c'è la governabilità in Parlamento. Vedremo allora come andrà il ballottaggio in Turchia del prossimo 28 maggio, e grazie a Guglielmo Cervolin per aver tratteggiato un quadro della Turchia in così pochi minuti. Grazie e buonasera, al prossimo appuntamento. Grazie a voi. E adesso noi chiudiamo con lo sport, passo falso dell'APU.